Appassionati di ciclismo, ben ritrovati con la dodicesima edizione del Gran Premio VFR Barone National Cup 2024. L'ex Coppa del Mondo Juniores è pronta per la sua seconda tappa italiana, dopo l'eroica in territorio toscano. Ora si passa in Veneto con la provincia di Treviso, a Pieve del Grappa, dove il vernissage al Palazzo Reale, dove tutte le autorità Presenti con i cinque comuni dei territori della Piedemontana, sono attraversati. Ecco qua appunto le migliori formazioni nazionali e tutte le formazioni regionali che hanno deciso di prendere parte a questo importante appuntamento che ritroviamo in calendario dopo che l'anno scorso fu il campionato italiano per la categoria juniores, dove a vincere fu Simone Gualdi della Scuola Ciclismo Cene. E anche quest'anno un grande evento, quello promosso dalla famiglia del presidente Fiorella, Vice, Ronny e Rino Baron, in occasione dei festeggiamenti del quarantesimo anniversario dell'attività della società WFR Baron. Sull'entusiasmo del campionato italiano, due prove in programma. Sabato è 11, la cronometro a squadre, disegnata sul circuito della Piedemontana, 19 km e 100 metri che i ragazzi stanno per calcare mentre la seconda frazione è in linea articolata su un circuito da 17,6 km da ripetersi 7 volte, in totale sono 123,5 km. E abbiamo visto appunto Fiorella e Rino Baron Factotum che sono in fase di premiazione con i team con gli ospiti presenti, e allora con le nazionali sono da tenere d'occhio, particolarmente la nazionale italiana-olandese, quella della Slovenia e la Slovacchia. C'è la formazione spagnola che ha vinto l'eroica, attenzione. Quindi a Hector Garcia e poi c'è la Slovacchia, il Kazakistan, la Svizzera, l'Austria, la Colombia, il Messico, la Lituania e l'Alta Austria. Insieme ai comitati regionali, quelli della Lombardia, della Toscana, della Liguria, del Piemonte, delle Mie del Friuli, Venezia Giulia, del Lazio. Oltre, appena l'avete vista, alla Borgo Molino Vigna Fiorita, autorizzata dall'UCI a prendere lo start oggi alla due giorni trevigiana. Il tutto si inquadra in un contesto, quello di Rino Baron, che ha fortemente voluto poi creare un super prestigio importante da 12 anni a questa parte, con i migliori juniores che, ovviamente, in base ai risultati che ottengono nelle gare nazionali, nelle gare internazionali e ovviamente i campionati eh, guadagnano punti, punti importanti che eh, vanno a stilare la classifica e Simone Velasco fu appunto il vincitore il primo anno, l'anno scorso Andrea Bessega, che invece ritroviamo qua in gara quest'anno, tra l'altro, Simone Velasco l'abbiamo appena, è il nostro portabandiera tra i professionisti, quindi insomma capite bene il, la validità del progetto. Eccoci qua. Intanto, con la Borgomolino Vigna Fiorita, Rino Barone pronto, con gli alpini che ci fanno il segno dell'ok, okay. e allora, via ufficiale della dodicesima edizione del Gran Premio WFR Barone, scatta la. Coppa delle Nazioni Juniores e un percorso ballonato sul circuito della eh, Pedemontana con eh, un intertempo al settimo chilometro per darci un po' quelle che sono gli aggiornamenti della situazione con la partenza e arrivo di fronte al Palazzo eh, Reale eccoci qua appunto i ragazzi che sono, sono partiti della Borgo Molino e allora cominciamo a scorgere un po' i loro numeri dorsali, tra questi c'è Nicolo Casagrande che è, apre l'elenco della Borgo Molino con il 121, col 122 Thomas Turri col 123 Andrea Bessega campione come detto del Super Prestige Baron 2022 e, e vice campione italiano lo scorso anno Filippo Cettolin, ex campione italiano, eh, ricordiamo Darfo Boario Terme in una stagione quella eh, che lo vide tra i migli come migliore appunto atleta e poi c'è Andrea Montagnier e con Tommaso Marchi. Tommaso Marchi già due vittorie in questo 2024. Questa è la formazione della Vigna Fiorita per loro 19 km in programma, sono i primi che prendono ufficialmente il via, segue poi la regione Liguria, dove qui tra questi ovviamente c'è Cristian Alassio, Lorenzo Basso, Manuele Calabria, Federico Cozzani, Matteo Gabelloni il più atteso, con Emanuele Anguillesi, Gabelloni colui che andò a salire sul podio il 25 aprile di questa stagione a Roma al Gran Premio Liberazione. Partita anche l'Emilia Romagna nel frattempo, la... La formazione guidata, guidata dal direttore sportivo Mario Trevisan, c'è anche Vittorio, Vittorio Savini. Parte anche la regione toscana, nell'ordine, stiamo vedendo un po' tutti i team che sono partiti per la Toscana: C'è Ballerini, Iachi, Lombardi, Luci, Nannini e Mattia Panconi. Questi un po' di ragazzi che stiamo scorgendo. Attenzione a questo: alla Cannibal Victorious. Formazione eh, Development, la Cannibal Victorious, c'è cioè Casper Bonamans, miglior giovane alla Philippe Gilbert quest'anno, Mikita Babovic, Jan Jakowiak, George Mahon, Thomas Hank e l'australiano Lucas Stevenson. Questa è anche una formazione molto molto attesa, tutti giovanissimi. E, e quindi sarà interessante capire anche eh, come si andrà a eh, delineare la corsa per, per loro dopo con eh, la Cannibal, Luca Stevenson ricordiamo appunto eh, forte australiano che ha già calcato eh, un po' di top 10 in, in varie parti d'Europa eh, Boremans è il campione nazionale a cronometro della Finlandia un po' la locomotiva di questa Formazione della Cannibal Victorius e poi c'è la formazione della Lombardia con in ammiraglia eh, la guida di Casadei e Bonetti, eccoci qua appunto con il, la veste tricolore che è, appunto fa parte eh, di Jacopo Sasso, campione italiano in cronometro squadre. Eccolo qua che parte il team del Benettoni, con Tomasella, Lorenzo Stefano e Lorenzo e Sacchette, Lorenzo De Longhi, e Sacchette e De Longhi nel ciclocross, Cristian Remelli, Eros Porzon, De Longhi in mondiale appunto. L'ha partecipato, è arrivato in dodicesima posizione, Argento, vicecampione italiano nel ciclocross. Quindi ragazzi, appunto, multidisciplina. A go, go. Intanto c'è la Lombardia con Bonometti Cappelletti, Talessandro Doghetti, Gabriele Durelli, Diego, Diego Nembrini, Nembrini. Tra l'altro, il vincitore del Giro, Giro d'Abruzzo con eh, due podi, un quinto, e anche Gabriele Durelli, eh, autore di affermazioni, tra i quali ricordiamo San Giovanni Marignano, territorio eh, dell'Emilia-Romagna. Dell ed ecco qua un po' tutta la formazione lombarda, mentre con eh, la, la formazione d'arrivo. Vediamo la situazione verso l'arrivo. Chi spunta è la Borgo Molino Vigna Fiorita tra le prime che è partita. Ricordiamo che si va a cogliere sul quarto uomo la, la propria, la propria, il proprio tempo del team e vediamo che arrivano in questo momento sul traguardo la Borgo Molino Vigna Fiorita e quindi con. Il quarto uomo, che è Thomas Turri, il tempo fatto registrare è di 24 minuti, 38 secondi e 26 centesimi, 46 chilometri e mezzo, eh, la media oraria. Arriva la Liguria più indietro, 26 minuti, 56 secondi e 17, mentre qui è partita la nazionale del eh, eh, Kazakistan. Ecco qua appunto il. Il via per la formazione che porta i colori, quelli che ritroviamo, anche poi tra i professionisti eh, della Astana, la Kazakhstan National, National Team. Eh, quindi, con eh, tutti gli atleti che eh, si aspettano, si aspettano eh, sulla giornata, poi soprattutto di domani. In quanto eh, sono tutti quanti anche qui, ragazzi giovanissimi per le prime esperienze juniore, se ricordiamo categoria che va dai 17 ai 18 anni di età ed ecco qua intanto la formazione del Veneto con il campione italiano Jacopo, Jacopo Sasso, Sasso che anche lui è di casa praticamente vicino a Bassano del Grappa e allora siamo, siamo qui a pochi chilometri di casa e il Veneto logicamente eh, corre, corre con il favore dei pronostici, conoscendo perfettamente questo, eh, questo percorso, il, il percorso che calca la pedemontana, i colli della pedemontana veneta, che parte con la Valpolicella, la Val di Lanzi e Soave, fino a lambire i Monti Lessini, arriva la, eh, la formazione della nazionale Kazakistan, 26 minuti, 26 secondi e 52, 1 minuto e 48 dalla Borgo Molino, vigna fiorita il territorio con eh, la Monex Pro Cycling, formazione messicana con sede nella Repubblica di San Marino. Ecco qua appunto anche questa formazione eh, che eh, con eh, i suoi ragazzi è tra le eh, più attese con eh, la formazione che vede Benitez, Patino, eh, Ortiz Morales, Alvarez, Oscar eh, eh, Aguado Rodriguez, Gustavo Cortés e Leon Diaz Cesneros. Per quanto riguarda i colori della Monex, attenzione alla Spagna però. Torniamo in Europa e lo facciamo con la formazione del, spagnola, con eh, coloro che hanno vinto l'eroica, con Hector Alvare Mar Martinez. Tra l'altro ritroviamo anche Salvador Javier Cabillas Lopez Gomez con il numero 33, cioè Luis Alberto Lajarin con il 34 insieme a Marco Cuevas Martin e c'è Andreas Pericas Cabdevila che ha vinto, vincitore della corsa a tappe spagnola, la Central de Asturias, quindi per questo ragazzo anche che ritroviamo come leader e anche per punto con nella top 10 ritroviamo Hector Alvarez Martinez con la top 10 alla Parigi Roubaix riservata alla categoria Juniores, giusto per darvi qualche dato sui ragazzi che sono, sono in gara e arriva con il traguardo alla nazionale slovena, eh, quindi con 26 minuti la Slovenia ferma il cronometro, 56 secondi e 17 centesimi, quindi due minuti in più della Borgomolino che rimane sempre a miglior tempo, arriva anche la Cannibal Vittorius, è il secondo tempo, attenzione, a 29 secondi perché sono 24 minuti e 38 e 26, quindi attenzione alla Cannibal che sale in graduatoria, arriva anche al settimo chilometro, quindi intertempo che eh, fa fermare la formazione eh, della Spagna è molto molto buono, siamo sui tempi della Borgomolino Vigna Vigna Fiorita, vediamo appunto eh, che è passata anche l'Italia. Ma arriva la Monex col tempo di 2 minuti e 47 secondi, alto, alto. Siamo, siamo alti con questo, questo tempo. Arriva la Colombia subito alle loro spalle, e questo è un tempo con 25 minuti e 36 secondi che attualmente in classifica si ferma al quinto posto. E arriva la nazionale italiana diretta dal commissario tecnico Dino Salvoldi col numero 1 Ludovico Maria Mellano col 2 Nicola Stravella col 3 Kevin Bertoncelli, il 4 è Damiano Petri, il 5 è Leonardo Meccia e col numero 6 è Fabio Segatta. Tra questi Ludovico Maria Mellano ovviamente tra i più attesi c'è Leonardo Meccia, ci sono adesso però inquadrate le maglie spagnole che arrivano in questo istante e con il tempo di 24:37,80 meno 46 centesimi, nuovo miglior tempo davanti alla Borgo Molino Vigna Fiorita per la nazionale spagnola. Questo è un momento chiave con la nazionale, tra le più attese c'è anche l'Italia, ricordiamo. Appunto che Leonardo Mezza, tra l'altro, ha ottenuto una vittoria in, in Francia, ha ottenuto una vittoria in, in, in Italia. E l'anno scorso, insieme a Jacopo Sasso, è stato autore del trenino tricolore il cronometro Ludovico Maria Mellano plurivincitore, anche Kevin Bertoncelli messo in luce anche questo ragazzo giovanissimo al primo anno. Nicola Stravella dai campi del ciclocross. E viene appunto sulla strada già in luce al giro d'Abruzzo e c'è Fabio Segatta che va a completare eh, questo, questa formazione, ma oramai ci siamo. Trenino: attenzione che si sfalda nelle fasi finali, con Travella che è il quarto uomo, Travella che deve fermare il il cronometro attenzione attenzione perché arriva anche Travella gli ultimi metri e il quarto corridore Nicola Stravella ferma il cronometro su 24 minuti 42 secondi 4 secondi dalla Spagna Spagna vince quindi l'inno nazionale Spagna per i corridori che domani partiranno con la maglia di leader 5 sono le maglie di leader per loro con la maglia di classifica generale che va sulle spalle di Andra Perite Scaldevilla, la maglia verde dei Campioni della Montagna comune di Chiede del Grappa a Hector Alvarez Martinez, maglia gialla classifica punti comune di Possagno a Iker Gomez Lopez eh, de Gogea e maglia turra primo italiano. Le Spalle di Andrea Montagnier da Borgo Molino, maglia Amarante leader del primo anno di Castelcucco, Cucco, Kevin Bertoncelli, Italia, e quindi la T della formazione vincitrice con la Spagna che va a prendersi quindi la prima vittoria nella due giorni della dodicesima edizione del Gran Premio WFR Baron. Eccoci qua appunto con le maglie. Vestite dai rispettivi proprietari che nella giornata successiva partiranno con i colori quelli dei comuni della Pedemontana, junior <sussurra> fortemente. Andrea Mason, abbiamo due Andrea oggi qui al, eh, alla Coppa delle Nazioni. Andrea, sei, anche per te sei pronto a vedere le, questa bella corsa? Sì, non vedo l'ora di vedere questi atleti di alto livello come si comportano in questa gara e li auguro al meglio di fare un, un bel risultato. Insieme ad Andrea Mason c'è Andrea Montagnier con la maglia, una delle tante, quella azzurra, il miglior italiano in classifica. Andrea Montagnier, tra l'altro, lo ricordiamo a Liberazione l'anno scorso, il vincitore. Quest'anno ha già ottenuto diverse vittorie e la Borgo Molino, ieri si è classificata su, sul podio della cronometro squadre. Oggi cosa ti aspetti da te? Allora, ieri sì, è stata, abbiamo fatto una buona prestazione, un'ottima prestazione di squadra. Oggi sarà molto difficile perché so che gli spagnoli vanno molto forte e devo dare il massimo io, ma deve essere comunque un lavoro di squadra anche oggi. Quale miglior auguro che due Andrea? Insomma, si danno la mano e quindi a voi. Ed oggi una corsa molto aperta. Corso in linea con la seconda tappa della dodicesima edizione del Gran Premio VFR Barone Nation Cup 2024 e la possagno possagno davanti al tempio canoviano di possagno dove sono costruite le membra e la mano del più grande scultore neoclassicista della storia antonio canova e, e i ragazzi che appunto dovranno ritornare qui dopo 123 km. la maglia di leader è quella di cap de villa eh, della formazione spagnola eh, con tutte le maglie che adesso scendono eh, e si risale appunto insieme a Rino Baron. Pronti per lo schieramento in griglia, eccoli qua una corsa come detto in un circuito di 17 km da ripetersi 7 volte quindi una tabella di marcia che vede la partenza alle ore 14 l'arrivo previsto eh, verso le 17 circa ed ecco qua intanto i corridori che muovono i primi colpi di pedale per il tratto di trasferimento ci si porta giù eh, in totale sicurezza Giù da questo muro sono 300 metri con una pendenza media dell'11% che come vedete già dall'onda delle, eh, delle schiene e dei dorsali va su a gradoni e poi ovviamente i ragazzi con piede a terra partiranno. Ufficialmente, per la prova che ricalca non completamente il, eh, il percorso del campionato italiano dell'anno scorso, eh, siamo sì in quelle zone, ma il tracciato è diverso. La direzione di corsa che accompagna i corridori, c'è l'osservazione di un minuto di silenzio in ricordo di di Matteo, Matteo Lorenzi, corridore Trentino, che ci ha lasciati a causa di un incidente stradale mentre si dirigeva ad allenarsi, categoria Juniores. Infatti, il Trentino non è presente. E questa è una sconfitta per tutti. Gli applausi, il momento di ricordo dei ragazzi, e allora. Eh, il percorso che vede la bandierina a scacchi abbassata in questo momento dal sindaco di Possagno scatta ufficialmente la seconda tappa con Rino Baron, eh, il progetto giovani per lui eh, che da 12 anni a questa parte ha visto eh, il primo anno Simone, Simone Velasco aprire aprire l'elenco di questo super prestige e, e poi qui ci sono inquadrate tutte le gare nazionali le gare a tappe le corse internazionali e le rassegne il campionato italiano su strada a cronometro a squadre il team relay a crono campionati europei su strada a crono e il, il gran premio ovviamente delle eh, nazioni questa eh, fa parte di una serie di corse che poi il 28-29 ottobre avranno la conclusione con la premiazione finale. Abbiamo detto quindi con Velasco, nostro porta, porta colori, porta, porta bandiera, eh, professionisti e poi tra questi eh, ci sono stati grandi, grandi nomi, eh, come non ricordare appunto eh, affini, che ritroviamo ancora tra i vinci tra i professionisti al Giro d'Italia, Samuele Battistella è il campione del mondo. È stato tra gli under 23 con eh, Ma Fabio Mazzucco, Andrea Piccolo, Lorenzo Milesi, Manuel o Ioli, Matteo Scalco e Andrea Bessega, che ancora che oggi è in gara al primo anno. Ha vinto l'anno scorso eh, con. Eh, eh, il vincitore campione europeo 9 vittorie eh, con le sue 9 vittorie 245 punti ed eccoci intanto con la situazione in gara vediamo primi scatti e controscatti in queste, eh, in queste prime fasi c'è un attacco a 3 e allora con la Jeepla Giant eh, team c'è Jonas Jat c'è Thomas Brobny della Slovacchia e c'è Davide Stella della regione del comitato regionale del Friuli Venezia Giulia due, due vittorie per lui in, in volata quindi un ragazzo che appunto allo start sa, sapeva che doveva lanciarsi in qualche, in qualche attacco per, per tentare di emergere per tentare anche di andarsi a prendere una delle cinque maglie in palio quella riservata alle ruote veloci ai treguardi i traguardi volanti della, della corsa, mentre il gruppo dietro adesso è in fase di controllo, dicevamo, questa eh, terza edizione del trofeo Pieve del Grappa, trofeo comune di Possagno, di Fonte, di Cavaso del Tomba e di Castel, Castel Cucco. Due eh, GPM, nulla di preoccupante sul percorso di gara. Si fanno sentire, comunque sia perché alla fine sono eh, tanti, sono 2245 metri di, eh, di dislivello. E poi ci sono i 300 metri di salita finale all'11%, che solo lì ci sono 50, quasi 50 metri di dislivello e, e quindi, quindi davanti al Tempio di Canova. Eh, I ragazzi, appunto, eh, hanno questo spauracchio finale, ma uno spettacolo veramente incredibile! Per chi poi, anche eh, dei vari entourage, ha potuto eh, entrare dentro il tempio, una, una scoperta, veramente. Per gli appassionati di ciclismo eh, importante, questo: questa, questo comune, con eh, la Coppa delle Nazioni. Attenzione, caduta dietro nelle retrovie. C'è una caduta dietro. Abbiamo visto diversi corridori del Veneto che sono rimasti coinvolti. Situazione, intanto, che adesso vede il gruppo che sta per tornare nuovamente compatto, perché sono segnalati. Eh, eh, appunto, in forte, in forte di monta i tre uomini che dicevamo poco fa al comando: eh, Stella, Brobny e Yat. Per loro, un vantaggio massimo di una trentina di secondi. Vediamo appunto. Adesso c'è la zona, la zona, zona anche con i direttori sportivi prima di eh, andare al passaggio verso quella che è l'ultima, l'ultimo tratto, tratto del percorso eh, con il passaggio a Possagno. Quindi, e dicevamo poi per questo, questo, eh, questa famiglia, la famiglia Baron che ha una grande, grandissima tradizione sportiva. Eh, il gemellaggio con la Willier, uno dei tanti che si possono, si possono citare con eh, questo nome storico nato a Trieste dopo la seconda guerra mondiale che stava a significare viva l'Italia libera e redente, eh, una, un progetto che si sposa quello di Rino Baron con tantissime attività del territorio e questo appunto eh, lo si nota anche dalle maglie che portano i nomi dei comuni eh, attraversati eh, della Pedemontana. C'è ovviamente un sostegno importante, quello appunto eh, di della moglie Fiorella dei figli Vice Ronni in giro per, eh, al Giro d'Italia Ronni con una grande storia sportiva. Intanto qui abbiamo visto il passaggio sul Gran Premio della Montagna. Eh, primo eh, di questi passaggi che assegnano appunto la maglia, la maglia di leader con eh, ancora la situazione che eh, si deve andare a delineare per quanto riguarda i eh, gpm mentre per i tre quarti volanti era riuscito prima che venisse raggiunto a conquistare punti punti importanti davide stella del comitato regionale del friuli venezia giulia e quindi situazione adesso che è tornata compatta con adesso il gruppo che eh, vede ancora scaramucce scatti, scatti contro scatti logicamente qui c'è la Spagna tra coloro che sono maggiormente impegnate nel controllo della eh, situazione. Arriviamo ora al traguardo volante eh, che vede il primo traguardo volante che vede appunto il passaggio di Sebastian Gar eh, Garstenauer. Ecco qua con Sebastian Garstenauer. Eh, arriva Davide Stella. Vediamo lì Friuli Venezia Giulia che va a conquistare altri punti con questo secondo posto. E adesso è il leader È il leader della classifica Della maglia bianca qui, la, simpatia, la simpatia Sentiamo un po' simpatia degli abitanti di, di Possagno che accolgono la carovana della Nation Cup 2024 attenzione perché l'opera là davanti cambia la situazione attacca l'australiano Stevenson numero 66 della Cannibal Victorious tutto solo ora quando abbiamo visto il cartello dei meno due giri alla conclusione quindi ancora manca manca il traguardo questo eh, però ragazzi, eh, da tenere d'occhio in ottica futura, è il campione nazionale australiano, eh, cronometro, giovanissimo, questo, questo ragazzo che, che appunto si mette in luce in un'azione eh, molto ardua, quella di tentare appunto eh, di partire tutto solo, ha innestato il pilota automatico, sono già passati 5 giri quindi che conosce oramai quasi alla perfezione e adesso seguiamo quindi questo, eh, questo corridore che fa parte della Cannibal Victorious eh, tutto solo, dietro attenzione vediamo quello che è il gruppo eh, con la formazione della Borgomolino, Vigna Fiorita e logicamente anche loro non possono permettersi eh, di lasciare evadere nessuno, sono praticamente a pari merito con la Spagna per quanto riguarda i tempi del generale e qui c'è Andrea Bessega che si deve togliere eh, sicuramente un sassolino dalla scarpa, quel secondo posto al campionato italiano dell'anno scorso che è là davanti. Vediamo intanto dietro che eh, la situazione cambia. Con la nostra telecamera andiamo a ricercare Niccolò d'Alessandro della Lombardia e con la maglia del Comitato regionale del Lazio c'è Ivan Toselli. Niccolò d'Alessandro, classe 2006, nato il 23 maggio 2006, eh, che ha vinto una corsa già in Svizzera, a Cama e poi. Per quanto riguarda il settimo trofeo, che era il campionato regionale Danilo Fiorina a Clausone a Bergamo, con il, la maglia appunto, di campione regionale Juniores della Lombardia, un secondo e un terzo posto, mentre per quanto riguarda il corridore del Lazio di Vantoselli un quinto e un quarto quest'anno, ma è stato campione italiano. Quanto, per quanto riguarda invece la categoria degli allievi, attenzione, perché ora ci sono altri tre uomini che sono partiti in contropiede. E sono con eh, il lombardo eh, Gabriele Durelli, il numero 83, c'è Cristian Remelli del, del Comitato Regionale eh, del con numero 76 del Veneto e c'è Lorenzo Guglielmi. Che invece difende i colori della, della rappresentativa del Piemonte con eh, questo eh, portacolori del pedale Casales Armofer Lorenzo Guglielmi, eh, classe 2007 al secondo anno. Il quinto posto ottenuto a San Damiano D'Asti e l'ottavo posto a Castano Primo, mentre Castan Remelli il secondo, ehm, invece due terzi posti che è andato eh, ad ottenere. Quest'anno con un terzo posto, un secondo e un quinto nella trasacco trasacco, la prova quella al Giro d'Abruzzo. Il gruppo capitanato dalla maglia gialla del comune di Possagno è Iker Gomez Lopez, la nazionale spagnola che si incarica dell'inseguimento. Dietro il secondo casco della Cannibal Victorious, in funzione di stopper, poi c'è il Lazio e poi c'è la Borgomolino. Uh, che è in terza ruota ricordiamo sempre che là davanti c'è l'australiano Lucas Stevenson si sposta adesso Iker Gomez Lopez arriva in uh, sostegno uh, Javier Salvador Cubillas della nazionale, della nazionale spagnola ecco qua quindi uh, i ragazzi che Stanno, stanno tentando appunto di riportarsi sotto con Leonardo Consolidani con Thomas Turri della Borgo Molino e là davanti ricordiamo sempre che c'è eh, con il portacolori della Cannibal l'australiano Luca Stevenson al suo inseguimento c'è la coppia composta dalla Lombardia e dal Lazio Nicolas D'Alessandro e Ivan Toselli e poi c'è il terzetto di Christian Remelli Gabriele Durelli e Lorenzo Guglielmi con eh, i ragazzi del gruppo che inseguono con la Spagna, che logicamente ritroviamo incaricata di, del maggior sforzo, un gruppo che non conta più di una quarantina di unità, complice anche le cadute che si sono verificate e quindi la situazione ai fini dell'ultimo giro, insomma le fasi eh, decisive della dodicesima edizione del Gran Premio Ufr Baron Nation Cup 2024. È proprio qui, nello spazio di due minuti, vengono ripresi, vengono riacciuffati Cristian Remelli e Gabriele Durelli della Lombardia. Rimasto con 200 metri, si è intervisto in fondo al teleobiettivo il piemontese eh, Guglielmi quindi situazione adesso che eh, lo vede a bagnomaria praticamente con il gruppo che lo ha messo nel mirino eh, con l'azione in questo tratto in leggera salita di eh, Javier Salvador Cubillas della formazione spagnola e, e vediamo appunto eh, ecco qua il, la lavagnetta organizzativa che eh, ci ha dato un po' i distacchi, quindi confermato quello, eh, quello che anche Radio Informazione comunicava con eh, la lavagnetta un po' più generosa per il eh, ragazzo del Piemonte, invece a, almeno ad occhio, salvo eh, colpi di scena eh, nell'ottica del, del gruppo, praticamente eh, nel mirino di eh, Salvador Javier Cubillas della Nazionale, Nazionale Spagnola. E quindi la situazione, che verosimilmente, vedrà andarsi a ricompattare. A stretto, a stretto giro. Il gruppo, come vedete, in lunga fila indiana è azione, azione importante, quella, quella che sta svolgendo la Spagna, in funzione, logicamente, di Adria eh, Pericas devila, in quanto Lucas Stevenson è sì, da solo l'australiano. Ma bensì conoscono le potenzialità del Cannibal eh, Victorious di questa eh, formazione. E infatti è stato riacciuffato. Intanto con eh, il piemontese eh, Lorenzo Guglielmi, quindi nulla da fare per lui, rimangono solamente con vantaggio la coppia, la, i controattaccanti. Eh, che sono Ivan Toselli e Nicolò D'Alessandro mentre in gruppo una Spagna veramente eh, eccellente sta facendo un'azione eh, da grandi manovre con, eh, come se fossimo a guardare una corsa professionistica in funzione del, del leader che è un po' più indietro però non si, non si intravede hanno approfittato di, questo, di questa salita per eh, mettere alla stringa il gruppo no? si intravede un, eh, un po' da un po' in realtà a de vediamo infatti la situazione che dà il vantaggio alla testa della corsa Luca Stevenson l'australiano, il campione nazionale da australiano che ha ottenuto eh, già delle top 10 in, eh, in questa prima parte di stagione in Germania eh, tra l'altro eh, ragazzo dall'Australia sta facendo un'attività eh, internazionale eh, ed ecco qua il splendido eh, tempio di Possagno. Non fatevi ing ingannare, eh, non, è, non è marmo quello che vedete, eh, è stato portato dell'albario eh, dell romano, pulito con sapone di Marsiglia che è lucente ancora in splendida forma, in splendido, eh, splendido colore, splendida forma questo, eh, questo tempio. Ed eccoci qua intanto con Luca Stevenson che non ha molto tempo di potersi eh, guardare attorno. Lui ovviamente è impegnatissimo nel tentare di portare avanti questa cronometro individuale. Mentre il gruppo dietro sta facendo il, il diavolo a 4 e effettivamente anche Radio Corsa comunica che nonostante il suono della campanella, nonostante Stevenson possa diciamo anche così farsi un po' più di eh, rincuoro visto che stiamo arrivando verso la fase finale di gara eh, il gruppo sta facendo una grandissima azione e vediamo adesso sì che l'abbiamo visto il, il leader della generale qui intanto risale Lorenzo delle Crode del Friuli Venezia Giulia con tuttavia i migliori che sono schierati là davanti e fanno una grande, grande andatura c'è cioè eh, Jan Jakowiak della Cannibal Victorious Abbiamo visto la Borgo Molino Quindi Elitalia con il numero 1 Ludovico Maria Mellano Eccolo qua il 123 Andrea Bessega Il eh, ragazzo che aggiunto, ha raggiunto la vittoria dal Tivole Secondo alla Nation Cup dell'Eroica In cronometro a squadra Lido Di Camaiore Al, eh, Ecco qua appunto Bessega Impegnato in... In prima posizione con Jan Jakovic della Cannibal Vitorios, del, il polacco, e poi c'è due portacolori della nazionale italiana. Quindi, eh, insieme a Ludovico eh, Maria Mellano, arriva anche la Lombardia. Quindi, nelle prime posizioni, il gruppo dietro che si sta riportando molto velocemente. Infatti, il vantaggio che scende a un minuto soltanto per Luca Stevenson, e dall'ammiraglia si cerca di fare quel che si può alla, alla radio per eh, dargli il supporto, per dargli il sostegno morale, anche se la pedalata non è più quella eh, che vedevamo poc'anzi. Adesso, adesso Luca Stevenson sembra, eh, sembra andare un po' più di regolarità, ma eh, la pedalata è un po' più appesantita, è partito da meno 30 km dalla conclusione, dietro il gruppo oramai si sta sgranando sempre di più, rimangono in pochissimi là davanti, e Luca Stevenson deve dire addio ai sogni di gloria, con Jan Jakowiak che gli parla, gli dice qualcosa, e ora praticamente gruppo compatto con la Cannibal Victorious là davanti nelle prime posizioni ma c'è anche il leader il vincitore della corsa corsettappe spagnola Cadevilla attenzione perché parte parte Jan Jakubiak campione nazionale polacco con la maglia della Cannibal Victorious è partito ha sprombattuto e arriva anche Andrea Bessega arriva Cadevilla che non lasciano spazio arriva anche il Lazio la maglia arancio del Comitato regionale del Lazio. Vediamo dietro che c'è un buco. Si guardano, si voltano. Eh, Jan Jakovic che, che capisce, intuisce che è il momento giusto. E allora si va, si va via con questi cinque uomini. Attenzione perché c'è anche una maglia crociata. Eh, la formazione eh, della Svizzera che fa parte, si inserisce in questo, in questo tentativo. E allora la situazione che si va bene a delineare con eh, Jan Jakovic che ha portato via questo drappello e vediamo chi ne fa parte. Insieme a lui c'è Leonardo Consolidani del Comitato Regionale del Lazio, c'è Andrea Bessega del, della Borgomolino Vigna Fiorita. c'è il leader della Generale che è montato su, Andrea Perica Scaddeviglia della Spagna e per i colori della Nazionale Svizzera c'è Nicolas Ginter. Cinque uomini che compongono quindi il, la nuova testa della corsa, situazione... Praticamente, quando siamo andati al passaggio al transito del, dell'ultimo Gran Premio della montagna, e allora le difficoltà altimetriche sono concluse. Tranne il muro che porterà al tempio di eh, Possagno, quindi con. Eh, la situazione adesso che li vede eh, in vantaggio perché possono prendere il fiato visto che adesso la strada tende più a scendere quindi dopo il, eh, il, Gran, Premio, il Gran Premio della montagna, quello in località Santa Margherita, 5 uomini che compongono l'avanguardia. Attenzione perché dietro c'è anche il eh, colombiano eh, che arriva all'inseguimento, si è sganciato dal gruppo eh, Juan Miguel Diaz Garcia. Con la nazionale colombiana ah, lì nel mirino i cinque uomini praticamente siamo entrati negli ultimi eh, tre chilometri dalla conclusione e joan miguel diaz garcia sta rientrando fortissimo sui cinque uomini il ricongiungimento con le telecamere che seguono il portacolori della nazionale colombiana e il ricongiungimento in discesa che avviene insieme a Ginter, Andrea Peric, Scardevilla, Bessega, Consolidani. Eh, questa è un po' la situazione che si va a delineare. Là davanti al comando, attenzione perché c'è anche un atleta che ha riguadagnato qualche metro. Maglia nera, maglia della Cannibal Victorious, è il campione polacco Jan Jakowiak Che se ne va, va via Jakowiak. Dietro si guardano Bessega che chiede, che chiede subito la collaborazione. Adrias Perica Scaddeviglia che si mette per primo. E Ginter della nazionale, eh, con la nazionale svizzera. Vediamo il triangolo rosso dell'ultimo chilometro a passo veloce. Andiamo verso quello che è il gran finale della dodicesima edizione del Gran Premio WFR Baron. Nation Cup 2024 con. Eh, i cinque uomini che inseguono Jan Jakovyak. Vediamo se scatta e contro con Pericas Cabdeviglia. 50 metri sta ancora guadagnando Jan Jakovyak con Capdeviglia che deve, deve rincorrere lui. È lui il leader con Bessega. Anche, anche egli ovviamente... Per quanto riguarda la classifica generale, loro due per eh, la gara nella gara, nella classifica generale a Bessega e Capdeviglia, insieme a Jan Jakovic che lottano per la classifica generale e gli altri eh, corridori invece che possono puntare a una vittoria. Mastodontica davanti al maestoso tempio, ma siamo all'ultima curva con Jan Jakobiak. Svolta a sinistra, arrivano in questo momento Cabdeviglia che entra sul rettilineo. E mancano 250 metri adesso per Jan Jakobiak. Vediamo appunto il rettilineo, tutto lassù all'11%. Si sale con Jakobiak, che ha 50 metri di vantaggio. Si alza sui pedali il campione nazionale polacco, 150 metri, mentre dietro si stanno riportando solo il pubblico delle grandi occasioni che già lo applaude a Jan Jakovia che 100 metri per lui si volta si volta Jacobia. che si alza sui pedali siamo dietro con il teleobiettivo che schiaccia ma praticamente quasi nella scia con il colombiano con Juan Miguel Diaz Garcia che si sta riportando sotto arriva Bessega attenzione attenzione ai lati Leonardo Consolidani che si lo salta letteralmente. Arriva Bessega lo, il testa a testa tra loro due. Mentre Jan Jakovic si continua a voltare. Mancano dei pochi decine di metri. Vediamo appunto. Jakovic ancora lui al comando con Leonardo Consolidani. Alzato le braccia al cielo. Jakovic. Ma Leonardo Consolidani col colpo di Reni è arrivato lì. È arrivato lì, e appunto con. Leonardo Consolidani arriva adesso eh, quindi eh, Miguel Diaz Garcia un arrivo al fotofinish chi se lo aspettava per eh, questo rettilineo all'11% una questione di millimetri e la giuria che eh, arriva il verdetto finale con Jan Jakovic della Cannibal Victorious Che completa i 123 km in 2 ore 57 minuti 19 secondi alla media dei 39.289 Caddevilla è il leader e arriva lo sprint per le posizioni con eh, Santiago Ferraro e eh, con Kasper Boremans della Cannibal Victorious, il campione finlandese che è eh, Regolas Ferraro, e Filippo Cettolin della Borgomolino che chiude al decimo posto. Vediamo questo arrivo ancora una volta. Rallenti, vedete all'ultimissimo, ma questione davvero di pochi millimetri: ci è voluto il fotofinish per andare ad indicare che Jan Jakobiak... Eh, della Cannibal Victorious è il nuovo vincitore qui a Possagno mentre eh, Leonardo Consolidani al secondo posto terzo posto per Andrea Bessega della Borgo Molino Vigna Filita quarto Andrea Perica Scabdeviglia della Spagna quinto Nicolas Ginter eh, letteralmente scoppiato Juan Miguel Diaz Garcia i festeggiamenti con lui la sesta posizione ecco qua i ragazzi e eh, ovviamente con la classifica della seconda tappa che si va a stilare al settimo posto eh, Riccardo Giuliano, Casper Boremans, quindi ritroviamo a completare il successo di squadra eh, Santiago Ferraro come abbiamo visto e Filippo Cettolin, quindi che è il leader. Con Adras Perica Scavdeviglia, il vincitore della maglia VFR Baron. Maglia bianca di Davide Stella, Friuli Venezia Giulia, Stevenson. Per la maglia verde IGPM, Bessega invece con la maglia azzurra. Maglia maranto a Jan Jakovic e maglia gialla per i colori della Cannibal Victorious. Da Leonardo Metalli è tutto, la parola a Samuele Manfredi con l'intervista al vincitore. Eccoci aquí con el vincitore de esta bellísima dos días internacional. Estamos aquí eh, con el ganador de esta dos días internacional. La verdad que muy contento de esta victoria, sobre todo agradecer a todo el equipo que la verdad que han hecho un, tra un trabajo excepcional toda la carrera tirando, defendiendo cortes y al final pues ha estado todo en un pañuelo, ha sido muy justa la general y Al final por due secondi, noi li lavamos questa vittoria a casa e nada, molto contento. Grazie per questa vittoria, abbiamo vinto per due secondi e sono molto contento. Marino Baron, allora quest'oggi con la conclusione, traiamo un bilancio della Coppa delle Nazioni alla dodicesima edizione del FVR. Baron, che emozione insomma arrivare alla conclusione. Sì, innanzitutto vorrei ringraziarvi perché vi ho visti molto impegnati, molto entusiasti e io cerco proprio questo tipo di persone. E devo dire che sono molto emozionato ma molto orgoglioso e aver fatto anche una gara così prestigiosa va anche a quel, a quel pensiero, a quel ragazzo che non c'è più. Noi lo abbiamo onorato con, con un momento di raccoglimento, la vita va avanti, i ragazzi devono essere aiutati. E per crescere ci vogliono anche competizioni di questo tipo per creare mentalità, entusiasmo e soprattutto un rispetto fra i giovani. Ecco, sei riuscito a coinvolgere ben 5 eh, amministrazioni comunali, un risultato importante al, al quarantesimo anniversario della, della tua società e di Fiorella logicamente in qualità di presidente. E qual è allora il prossimo obiettivo dopo questa Coppa delle Nazioni? E io non mi permetto mai di parlare prima di avere delle idee molto chiare. Comunque ci tenevo molto a arrivare a 40 anni, questo anniversario ci, fa molto, ci porta molto entusiasmo in famiglia e lo stiamo godendo veramente alla grande e adesso continuiamo con il progetto Giovani perché tutta la serie di gare nazionali e internazionali rientrano nel calendario per poi fare un'altra premiazione a fine ottobre. Rino, tante erano le persone che hanno raggiunto il Tempio di Canova qui all'arrivo e tante persone speciali per te. Sì, veramente, le amministrazioni innanzitutto, ma abbiamo avuto Manfredi qui ospite, che è un ragazzo che io continuerò a volergli bene perché è un ragazzo veramente d'oro, ma anche Andrea Mason, un altro ragazzo che... Ha 16 anni ma sta superando delle difficoltà enormi e speriamo che il buon Dio lo aiuti.